vorrei segnalarvi due cose. La prima, trattandosi di un referendum costituzionale, chiaramente non c'era il quorum e quando non c'è il quorum c'è un'affluenza record. Sapete che il Movimento 5 Stelle intende introdurre in Costituzione i referendum propositivi senza quorum. Questa è la nostra proposta politica, perché per noi la Costituzione si può assolutamente cambiare, lo deve fare un Parlamento legittimamente eletto. E va modificata la Costituzione per garantire più potere ai cittadini, non per privare i cittadini italiani di un diritto. Il Movimento 5 Stelle intende abolire l'immunità parlamentare e inserire in Costituzione l'obbligo di dimissione per tutti i politici che cambiano casacca. Devono andare a casa, non possono cambiare casacca, perché è grazie a Volta Gabbana che sono passate le leggi indegne e anche grazie a Volta Gabbana è passata in Parlamento questa riforma costituzionale che è costata centinaia di milioni di euro ai cittadini italiani, ha bloccato il Paese e il Parlamento per 2 anni, è costata 300 milioni di euro questo voto, è stata rigettata dalla maggior parte del popolo italiano. Noi ringraziamo tutti i cittadini che sono andati al voto, chiaramente la maggior parte che hanno votato sì, che hanno votato no, scusate, e anche quelli che hanno votato sì. Vorrei soltanto dirvi che è tempo definitivamente di chiudere con la parola antipolitica legata al Movimento 5 Stelle, basta. Non se ne può più, perché qua una forza composta da cittadini è riuscita, ripeto, a mettersi di traverso ad un sistema che ha utilizzato tutte le armi possibili e immaginabili per far passare questa riforma. Gran parte dei telegiornali schierati, gran parte delle televisioni schierate, gran parte dei giornali schierati a favore del sì e non ce l'hanno fatta. E un gruppo parlamentare, insieme a tanti cittadini, è riuscito a fare qualcosa di veramente straordinario con dei mezzi davvero ridotti. Basta associare la parola antipolitica al Movimento 5 Stelle, perché quella che è stata definita forza antipolitica ha difeso i diritti costituzionali e i valori della Costituzione della Repubblica Italiana. Se c'è un partito antipolitico, è quel partito che ha approvato con un Parlamento illegittimo una riforma che voleva privare il popolo italiano di un diritto, quello al voto, e trasformarlo nell'ennesimo privilegio da garantire a quella stessa classe politica che ha fallito clamorosamente e voleva incolpare la Costituzione della Repubblica dei propri fallimenti. Questo non gliel'abbiamo permesso. Quindi tutti i cittadini devono prendere atto, e anche voi, che è finito, concluso il tempo dell'antipolitica legata al Movimento.